bello, Charlie, alla fine del giro. Gabriele Serra ci viene a trovare. Continuiamo a ospitare la gioventù alla cena dei regini. Artisti che vengono ad allietare la nostra cena assieme. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini anche questa settimana. Accomodati, back.it, se lo stai guardando, lo stai ascoltando in radio, visita il back.it, clicca la cena dei regini per vedere tutte le puntate, cena chioccio del back.it per commentare anche questa puntata di questa settimana. Come hanno fatto? Vittoria, detta Vicky, ci ha detto: se lei fosse una rockstar, come abbiamo detto settimana scorsa, vorrebbe caramelle a ogni tappa del tour a gusto diverso. Quindi gli organizzatori stavano a smazzare per trovare le caramelle. Ogni... brava, ci piace. Un po' sadica, quindi piace, è molto già dei regini. C'è scritto anche Cristoforo da Düsseldorf, che è in Germania. L'ho cercato su internet, niente scherzo. Bellissimo posto, tra l'altro. Vorrebbe un monster truck per sfuggire ai fan. Perché tu vuoi sfuggire ai fan? Vuoi il monster truck, quei macchinoni enormi con le ruote giganti, e tu svicoli così per le vie cittadine. Non farla a raggio, però. Però può essere ideale, perché con le buche regine può essere quello che ci vuole. E poi, ragazzi, Anna e Claudia, senza saperlo, hanno chiesto la stessa cosa. Un socio di Jared Leto. No. No, ragazzi, no. L'angolo delle notizie dall'Aus, il nostro vlog. Cosa è successo questa settimana? La vita all'Aus, perché la vita all'Aus è sempre particolare. Quando ci si annoia, forse quando si dorme, e neanche, ragazzi. Ad esempio, il sabato c'è stato il grandissimo concerto Seventeen Friday, che sono venuti a suonare, sono stati qua con noi la serata, è stato molto interessante. Ho registrato anche una intervistina per la cena dei regini, quindi li troveremo ospiti sicuramente nelle prossime puntate. Visite, settimana anche di visite con visitatori che hanno visitato l'Aus, la Gilda, sono di qua a stare un po' con noi, e quindi grande entusiasmo, perché tu vedi sul faccia libro, sul YouTube, vedi questa stanza e dici: ma quanto vorrei stare seduto su quel palco, quanto vorrei stare, eh? E poi vieni e vedi che è tutto di cartone, è tutto falso. Anche io mi smontano quando vado via. E invece no, potete venire a visitarla, prenotatevi, cliccate il back.it e veniteci a trovare. Ragazzi, ma tutto questo grazie a una sola istituzione cittadina, perché Reggio è una città immaginaria, ma noi no, noi siamo la Gilda degli Artisti, questa associazione. Puoi gildarti anche tu, che adesso sei inutilmente a casa davanti al computer. Apri gildartisti.org, clicca gildati, compila il form che trovi online, è gratuito, senza impegno, e puoi aiutarci. Ogni nuovo iscritto è una voce in più per il nostro cammino. Ragazzi, questa è una nuova puntata della Cena dei Regini. Noi torniamo da un piccolo spazio musicale a tra poco con la Cena dei Regini.